C'era un buco? No, no, no. Avresti dovuto fare un genere. Allora, no, no, no. No, no, no. Un valore importantissimo, perché i giovani avvocati giurano davanti gli avvocati che compongono il Consiglio dell'Ordine, e non più davanti ai magistrati. Quindi voi giovani avvocati che oggi giurerete, mamme, babbi, zii, nonni, tutti che siete qui, sappiate che questo è un momento importante della vostra vita, per cui cambiano gli scenari. Ci sono i due colleghi lì che sono venuti tutti i giorni per due mesi perché avevano fretta di iniziare questa frenetica attività professionale, quindi anche oggi loro gireranno e partiranno subito per la tangente della professione. La giurate e diventate avvocati del Foro di Santa Maria Capua Vetere, che come sapete già, se non lo sapete ve lo dico adesso, l'avvocato Irace Camillo, che l'altra seduta vi ha fatto il piacere di dare un augurio all'avvocato, è uno dei tribunali più importanti d'Italia e probabilmente il più antico, uno dei più antichi. Non a caso mi dicevano le colleghe consigliere, dice che sono venuto con un quadretto perché ho staccato dalla presidenza, ho staccato dal muro della presidenza questo decreto di Giuseppe Napoleone, che per grazia di Dio, re di Napoli e di Sicilia, principe francese, grande elettore dell'impero, nel 20 maggio 1808, quindi 210 anni fa, perciò è uno dei tribunali più antichi, stabilì che ciascuna provincia del regno avesse un tribunale, e si legge in questo elenco di provincia Napoli chiaramente tribunale, ma terra di lavoro Santa Maria Capua Vetere. Quindi in questa data fu istituito questo tribunale, e fu istituito qui perché può fare pure a noi. Perché poi i militari invece furono allocati a Capua e gli amministrativi a Caserta, e quindi nasce questo tribunale importantissimo, non sempre da tutti valutato a dovere, perché non tutti sanno o fanno finta di non sapere che è importante il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, perché il tribunale della provincia di Caserta, perché a Caserta il tribunale non c'è. Ma questo non per sminuire l'importanza di Caserta, perché purtroppo le cose nella storia sono andate in questo modo qua. È talmente importante quindi questa data, che poi di questo decreto ne abbiamo fatto la copertina dell'albo, l'ultimo albo cartaceo che è stato pubblicato dall'Ordine e che tra poco dovrà essere sostituito, perché ormai è superato dopo l'esodo di 1035 colleghi a Napoli Nord e altre cose. Quindi diciamo che abbiamo perso consistenza numerica, e speriamo però di conservare almeno qualitativamente la... siamo migliorati, qualitativamente siamo migliorati. E quindi questa è la storia.